lunedì 4 giugno alle ore 20, presso la parrocchia della Regalità di Maria Santissima e San Pio X, l'arcivescovo di Gaeta, Luigi Vari, presiederà la messa per l'inizio del ministero pastorale del nuovo parroco Don Giuseppe Marzano. Don Giuseppe è nato nel 1985. Laureato in lettere moderne presso l'Università La Sapienza di Roma, nel 2009 è entrato nel seminario regionale di Anagni, dove ha conseguito il baccalaureato in Sacra Teologia. È stato ordinato diacono il 20 novembre 2015 e sacerdote il 4 giugno 2016. Durante la formazione ha svolto servizio nelle parrocchie di San Nilo Abate e di San Paolo Apostolo in Gaeta. Dall'ottobre 2016 era vicario parrocchiale al Salto di Fondi, sotto la guida di Don Sandro Guerriero, al quale succede nel ministero pastorale. Il giorno 25 maggio alle ore 10:30 il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, Claudio De Angelis, si è recato presso la sede centrale del Comando Provinciale di Latina per una visita di cortesia a tutto il personale della, a seguito del suo recente insediamento alla direzione dei Vigili del Fuoco del Lazio. Il direttore è stato ricevuto dal comandante Modesto nella sala conferenze del comando, insieme ai funzionari tecnici ed amministrativi, dal capo turno provinciale e dal personale in servizio presso i distaccamenti. Al termine della visita, si è complimentato con tutti i partecipanti per il loro grande impegno e per la dedizione all'importante corso di specializzazione in attuazione. Il direttore ha ascoltato tutte le argomentazioni date dai funzionari tecnici in merito all'organizzazione interna del comando e dalla situazione tecnica, operativa e interventistica della sede. Ha inoltre risposto alle domande che gli sono state rivolte dalla stampa locale e dalle TV locali. Al termine della riunione conviviale e dal saluto ai convenuti, il direttore si è recato per salutare il prefetto di Latina, la dottoressa Trio. Programmazione, territorio, turismo. Queste le parole cardine attorno a cui è ruotata la presentazione di Terre di Confine, il progetto divenuto ormai una realtà dell'associazione B&B Fondi. Venerdì pomeriggio al Castello di Fondi il presidente dell'associazione, Tommaso De Virgilio, ha presentato alla cittadinanza la guida e la tourist cardinale in pratica attraverso una guida in cui, oltre a dettagliate descrizioni delle bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche delle città del comprensorio, sono comprese un'ampia serie di attività convenzionate, si potranno ottenere vantaggi e sconti. I servizi vanno dalla ristorazione al wellness, passando per lo shopping e il noleggio auto. La guida, però, è molto di più. Rappresenta un unicum per Fondi, Terracina, Monte San Biagio, Lenola e Sperlonga. In un comodo pieghevole gli avventori possono riscoprire la storia di questa terra di confine e conoscerne la bellezza e i segreti. Il tutto per offrire un servizio che permetta di vivere il proprio soggiorno come meglio si vuole, dal divertimento, alla cultura. Per ottenerla, una volta proceduto al check-in presso la struttura ospitante, i visitatori potranno chiedere la tourist card, con le tue date di permanenza. In quell'intervallo di tempo si potrà usufruire degli sconti. Spiagge e fondali puliti di Legambiente, parte la sottoscrizione per l'Oasi per la riproduzione delle tartarughe marine. A decretare il successo della iniziativa di volontariato attivo presso la spiaggia di Monte d'Argento a Minturno è stata la grande adesione di partecipanti che si sono dati appuntamento sulla spiaggia dorata del Lido Tahiti. Clean Up Team Made è denominata quella internazionale e Mari e Fondali Puliti quella che in Italia promuove Legambiente. A organizzarla a Minturno è stato il circolo Legambiente Verde Azzurro su De Pontino. Gli ambientalisti hanno proposto di istituire, proprio tra le calette di sabbia dorata di Monte d'Argento, un'oasi naturale da destinare alla nidificazione delle tartarughe marine come quella messa in libertà, la scorsa estate.
Sono tantissime le associazioni che hanno aderito alla manifestazione, dice Dino Zonfrillo, presidente del circolo che costituisce la rappresentazione territoriale, il neo presidente nazionale Stefano Ciafani e Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, continua. Hanno investito in termini progettuali a questa iniziativa di denuncia e di alto valore educativo, proprio in un momento in cui si sta facendo sempre più drammatico l'inquinamento da plastiche. Una serata dedicata alla guerra in Siria, con un ospite d'eccezione, il parroco cattolico di Aleppo, padre Ibrahim al-Sabag, è in programma a Sezze mercoledì 30 maggio 2018, nei locali della parrocchia di Santa Lucia. Un futuro per la Siria, tra guerra e speranza, è il titolo dell'evento, e l'obiettivo della serata è quello di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla tragica realtà e le terribili conseguenze della guerra in Siria. Centrale sarà la testimonianza di padre al-Sabag, che in queste settimane sta portando la sua testimonianza in tutta Italia e presto incontrerà Papa Francesco in Vaticano. Dobbiamo tenere alta l'attenzione sulla Siria, che non è poi così lontana dall'Italia, spiegano gli organizzatori della serata. Le conseguenze della guerra ricadono sempre di più anche sulla vita dell'Europa e del nostro paese. Pensiamo a quanti profughi in fuga dalla guerra arrivano da noi attraverso corridoi umanitari o in clandestinità. Come cristiani, dobbiamo impegnarci per assicurare loro un futuro di pace. Questo evento vuole essere l'inizio di un percorso per le nostre associazioni, che vogliamo proseguire nei prossimi mesi con nuovi eventi e testimoni, concludono gli organizzatori. Lorenzo Tubertini è il nuovo allenatore della Taiyuan Excellence, squadra che si appresta a giocare la stagione numero 47 della sua storia. Lorenzo ha ringraziato la società per la scelta. Sono felice di essere qui a parlare di un club importante che per così tanto ha partecipato al campionato di Serie A dimostrando di essere all'altezza. La stagione che inizia è importante perché a mio avviso inizierà uno dei campionati più forti che si sia mai visto finora. Fare programmi è ancora difficile perché molte squadre stanno allestendo gli organici, specie nel mercato degli schiacciatori, questo sarà cruciale e determinerà molte cose. Poi Lorenzo viene sollecitato sull'organico che la società sta allestendo, partendo dalle conferme. Sottile, Rossi e Gitto sono sotto contratto, il mercato aperto in questo momento di garanzie ce ne sono poche, vanno analizzate le proposte e capire su cosa puntare. Io ho le mie idee di gioco ma sono consapevole che non posso chiedere un giocatore e farlo prendere senza problemi, andranno fatte delle trattative, chiarisce Tubertini, un giocatore in particolare che vorrei? Vorrei fortemente la riconferma di Yuki Ishikawa. Lorenzo Tubertini è il nuovo allenatore della Taiyuan Excellence, squadra che si appresta a giocare la stagione numero 47 della sua storia. Lorenzo ha ringraziato la società per la scelta. Sono felice di essere qui a parlare di un club importante che per così tanto ha partecipato al campionato di Serie A dimostrando di essere all'altezza. La stagione che inizia è importante perché a mio avviso inizierà uno dei campionati più forti che si sia mai visto finora. Fare programmi è ancora difficile perché molte squadre stanno allestendo gli organici, specie nel mercato degli schiacciatori, questo sarà cruciale e determinerà molte cose. Poi Lorenzo viene sollecitato sull'organico che la società sta allestendo, partendo dalle conferme. Sottile, Rossi e Gitto sono sotto contratto, il mercato aperto in questo momento di garanzie ce ne sono poche, vanno analizzate le proposte e capire su cosa puntare. Io ho le mie idee di gioco ma sono consapevole che non posso chiedere un giocatore e farlo prendere senza problemi, andranno fatte delle trattative, chiarisce Tubertini, un giocatore in particolare che vorrei? Vorrei fortemente la riconferma di Yuki Ishikawa. La Basket Pontinia conquista la finale dei play-off per la promozione in C-Silver.
i biancorossi raggiungono l'ultimo atto degli spareggi promozione dopo la vittoria contro il Palocco, un 70-62 ottenuto in un palazzetto dello sport di Pontine finalmente pieno e stracolmo di entusiasmo. Ci siamo presi quello che meritavamo, ha commentato Tommy Morassi al termine della partita. Abbiamo giocato una stagione ad altissimi livelli e sarebbe stato un peccato non coronarla con una finale. Siamo coscienti che andremo a giocarci qualcosa di importante, per noi ma soprattutto per la città di Pontine. La gara contro Palocco è stata caratterizzata da grande equilibrio, d'altronde si giocava la bella per garantirsi l'accesso alla finale e la posta in palio era decisamente alta. Nel secondo tempo, ha spiegato Tommy, abbiamo commesso qualche errore di troppo. Abbiamo fatto delle scelte affrettate e loro ci hanno punito con una bella serie di canestri. Poi, però, con esperienza e lucidità, siamo riusciti a gestire il finale con pazienza e conquistare una preziosa vittoria. La finale rappresenta un traguardo importantissimo per la società della Virtus Basket Pontine, che in soli due anni è riuscita a scrivere pagine bellissime. E ricominciata per Michael Consoli, giovane setino classe 1988, l'avventura del campionato italiano di autocross 2018 categoria sport. Pur saltando la prima tappa a Brindisi, ha voluto comunque provare a recuperare, tanta grinta e forza di volontà hanno fatto sì che, con la seconda tappa effettuata a Cassino, è riuscito a conquistare il primo posto davanti ad Omar Bertani e Cristian Testani. L'atleta inoltre ha agguantato il primo posto in classifica, portandosi a pari punti con Eugenio Anselmi.